risuscitando, o meglio, Cristo è risorto, perché come sapete in queste puntate dell'Italiano è già tuyo, io voglio parlare con voi il più possibile in italiano, così che voi vi abituate a ascoltare l'italiano. Yo estoy hablando siempre más en italiano, porque como ustedes ya saben, pueden acostumbrarse a escuchar el italiano y así aprenderlo como hacen los niños. Sono molto felice oggi perché ieri è stato il compleanno di Roberto, ayer fue el cumpleaños de Roberto, y lo hemos festejado y hoy vamos a aprender cómo cantar y decir las felicitaciones a una persona. Oggi vogliamo imparare a cantare gli auguri e anche a fare i propri auguri alle persone che noi amiamo. Però prima di tutto andiamo a fare una preghiera dalla Bibbia, leggendo un passaggio della scrittura. Però, antes de todos, vamos a leer un passaggio della scrittura, della Bibbia. Es un pasaje que yo tomo del libro de la sabiduría. Es un pasaje que prendo, es un brano que prendo dal libro de la sapienza. Y chiediamo al Signore el dono de la sapienza. Vamos a pedir al Señor el don de la sabiduría. El pasaje se encuentra en el capítulo 9 de la sabiduría. Il brano si trova nel capitolo 9 del libro della Sapienza. Dio dei padri e Signore della misericordia, che tutto hai creato con la tua parola e con la tua sapienza hai formato l'uomo perché dominasse sulle creature che tu hai fatto e governasse il mondo con santità e giustizia, ed esercitasse il giudizio con animo retto. Dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava, uomo debole e dalla vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto, privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla. Tu mi hai prescelto. E ancora più in basso continuiamo. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Lei sa quel che piace ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Inviale dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assiste e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Esta oración la encontrarán abajo en el canal YouTube, en la descripción. Podrán leerlo conmigo, así que pueden volver el video atrás y leerlo de nuevo conmigo. Esta oración es muy bonita, esta preghiera es molto bella, porque con ella chiediamo el dono de la sapienza, porque con ella vamos a pedir el don de la sabiduría. Dammi la sapienza, Signore. Dame la sabiduría, Señor. Después de aver orato, dopo di aver pregato, adesso andiamo a imparare qualcosa di nuovo. Adesso vamos a aprender algo de nuevo. Le había prometido de aprender a hacer las felicitaciones a los que cumplen los años. Vi avevo promesso di fare gli auguri, di apprendere a fare gli auguri alle persone che compiono gli anni, come per esempio a Roberto. E come si canta
tanti auguri in italiano, in maniera molto semplice, in questo modo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Roberto, tanti auguri a te. È molto semplice, tanti auguri a te Roberto. E quando tu quieres dar una felicitación, desearle algo a Roberto, le debe decir: ti auguro un anno pieno di benedizione. Ripetilo con me. Ti auguro un anno pieno di benedizione. Di nuovo. Ti auguro un anno pieno di benedizione. Oppure puoi fare altri tipi di auguri, come per esempio: ti auguro che il fuoco dello Spirito scenda su di te. Te deseo che il fuoco dello Spirito descienda sobre ti. Ti auguro che il fuoco dello Spirito scenda su di te. Ti auguro prosperità, ti auguro pace, ti auguro salute. Te deseo la paz, la salud, la prosperidad. Ustedes ahora saben cómo hacer sus felicitaciones a un italiano. Ti auguro di avere un anno pieno di gioia. Te deseo de tener un año lleno de gozo. Ustedes ya aprendieron, así que, por ejemplo, ahora el 3 de julio, il 3 di luglio, acuérdense, ricordati, il 3 di luglio, ricordati, il 3 di luglio è il compleanno del fondatore, es el cumpleaños del fundador, y tú puedes enviarle un mensaje en italiano, y tú puoi adesso enviargli un messaggio in italiano, diciéndole: ti auguro altri 100 giorni come questo. Te deseo otros 100 días como esto. Ti auguro prosperità, fondatore. Te deseo prosperidad, fundador. Ti auguro una comunità molto feconda. Te deseo una comunidad muy fecunda. Ti auguro una comunità molto feconda. Acuérdense que ustedes pueden regresar a este video y repetir las frases que estamos aprendiendo. Ustedes son muy inteligentes y por ser el italiano muy sencillo, claramente en poco tiempo pueden aprender. Voi siete molto intelligenti e per essere l'italiano molto semplice, già voi non avete bisogno di ritornare sempre indietro. E volevo anche con voi in questo momento fare alcune domande alle quali voi potete rispondere ascoltando questo video. Prima io vi faccio la domanda in italiano e voi cercate di risponderla e io poi vi do la risposta giusta. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Yo le voy a preguntar algo en italiano, dejaré un momento para vuestra respuesta y después le daré la respuesta exacta. En esta manera ustedes pueden ejercitar su italiano. Ciao Olga, come va? Bene, grazie. Bene. Grazie. Dove vai? Dove sta yendo? Dove vai? Adesso vado in comunità. Ora voy en comunidad. Tu studi? Estás estudiando? Tu studi? No. Non studio, ascolto l'italiano è già tuo. Lavori? Tu lavori? Tu estás trabajando? Sì, lavoro.
ma non la domenica. Sì, tra banco, però no il domingo. Dove lavori? Donde estás trabajando? Yo trabajo en una empresa. Io lavoro in un'impresa. Io lavoro in casa. Io lavoro nell'ufficio. Io lavoro al supermercato. Io lavoro come medico. Io lavoro come insegnante. Io trabajo como medico, io trabajo come insegnante. Oficina es ufficio, ufficio. Casalinga es cuando tú trabajas en casa, casalinga. ¿Dónde abiti? ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? Io abito a Tecamachalco. Io abito a Roma. Io abito a Sinacatepec. Abiti a Milano? No, io non abito a Milano, io abito a Tecamachalco. Ora, in questa maniera un pochito divertida, hemos ejercitado algo che già conocemos añadiendo otras palabras. Tengo che concluir esta puntata, però antes te voy a bendecir. Nel nome di Gesù. Ti benedico e nel nome di Gesù te bendigo. Nel nome di Gesù ti benedico. Arrivederci, a presto.